Oggi delle lasagne spettacolari. Eh sì, col carciofo! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a ciao tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Quella piccola chérie. Piccola ombra e piccola chérie. Allora, oggi vi prepariamo un primo piatto di cui vi parlerà Gabriele. Bene, oggi cosa faremo? Delle buonissime lasagne e carciofi, come ha detto la nostra piccola ombra. Sono spettacolari, veramente. Sono migliori anche quasi quasi delle lasagne classiche. Sono delle lasagne bianche, ma con un sapore veramente primaverile. Ecco, la giusta coniugazione della lasagna alla primavera. È veramente un piatto che non stanca mai e che piace a tutti, se piacciono i carciofi, perché hanno un sapore intenso di carciofo. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la lasagna al carciofo come si fa. Ed ecco gli ingredienti per le nostre fantastiche lasagne ai carciofi. Bravo. Innanzitutto io userò delle lasagne secche, quelle che preferite. Poi della provola dolce, io ne metterò più di metà di questo mezzo, quindi più di un quarto credo. Qualche sottiletta, ma questo a piacere, perché so che ci sono persone che le odiano, noi le amiamo, mi piace la scioglievolezza e quindi le metto sempre nelle mie lasagne. Poi del parmigiano reggiano o grana padano grattugiato, lo vedete così agglomerato perché lo tengo in freezer e ancora un po' surgelato. Poi 1,5 litri, 2 litri di besciamella non troppo densa. Trovate il video della mia buonissima besciamella qui giù nel box informazioni. E poi vi occorreranno 8-10 bei carciofi come questo. Iniziamo subito. Come prima cosa ci tocca pulire i carciofi. Io voglio salvarne il più possibile per la mia besciamella, quindi farò una pulitura molto sommaria, nel senso che tolgo la parte sommitale, così, quindi divido in due il gambo, pulisco in maniera molto veloce i gambi, voilà. Naturalmente ve lo faccio vedere con uno, voi dovete farlo con 8-10 carciofi, quindi pulisco anche i gambi, tolgo appena il primo giro di foglie, che saranno le uniche che sprecheremo, diciamo così. Lavo bene il carciofo e lo lesso per 15 minuti carciofi e gambi, quindi non lo porto a cottura ultimata, ma faccio in modo che si ammorbidiscano sia i gambi che il cuore che le foglie, da cui recupererò tutta la polpa. E ora vi faccio vedere come lo lavo e li vado a lessare. E adesso cominciamo a togliere le foglie tutte attorno al nostro carciofo. Vedete, non sono proprio morbide, sono semi-morbide, ma è quel semi-morbido che ci consentirà di fare questa cosa. Insomma. Ok. Quello che toglieremmo col morsetto mangiando il carciofo. Quindi piano piano con un aiutante puliamo tutti i carciofi, se non vogliamo sprechi. Io quando tirava, vado a cercare l'aiutante. Intanto io cosa faccio? Metto via le foglie, poi le riprendo successivamente. Passo subito al cuore perché mi preme farvi vedere come lo pulisco. Lo divido a metà, tolgo la peluria, anche se questa è veramente morbida, ma io la tolgo sempre. Vedete, il carciofo non è ancora del tutto sbiedito, no? Perché ancora ha il suo colore, e lo taglio a pezzettini. E lo lascio da parte. Ciofi. Faccio così per tutti i miei 10 carciofi. E naturalmente per tutti e 10 carciofi pulisco anche le foglie e recupero il più possibile. E naturalmente facciamo la stessa cosa anche con i gambi. Io li divido a metà. Una volta bolliti sono belli morbidi e li taglio a pezzettini. Tutti quanti.
In una padella mettiamo due spicchi d'aglio, un bel giro d'olio. Scusate se la cucina è un po' sporca, ma sto cucinando per il pranzo di Pasqua, quindi c'è il delirio. Accendo la fonte di calore e faccio soffriggere un poco. Quindi inserirò in padella tutti i carciofi che ho ricavato, da tutta la polpa di carciofo che ho ricavato dai miei carciofi. Appena l'aglio comincia a saltellare, lo vedete che saltella? Buttiamo i carciofi. E lasciamoli insaporire con aglio e un pizzico di sale, andando a rimestare mamma mia, io lo mangerei così. Il sogno di tutti i bambini, carciofi belli mondati, pronti per essere mangiati. Tranne che di mio figlio, a cui non piacciono i carciofi, ovviamente. Una volta che l'olio ha raggiunto una bella temperatura alta, allungo con un po' d'acqua. Non uso vino con i carciofi, non mi piace tanto il connubio. Quando l'acqua di un bicchiere d'acqua sarà tutta asciugata, potremo tirare giù dal fuoco i nostri carciofi. Abbasso, fuoco medio e coperchio. Ok, siamo pronti per tirare giù dal fuoco, diciamo così, anche se io non ho il fuoco. Sì, puoi spegnere. Spegniamo la fonte di calore e andiamo a comporre le nostre lasagne buonissime. Andiamo. Iniziamo. Prendo un mestolo, anche due, di besciamel. Io la chiamo alla francese, la chiamo besciamel. A casa mia si chiamava besciamel. Besciamella. Invece poi ho scoperto crescendo che si chiama besciamella, ma io l'ho sempre chiamata besciamel. Non mi chiedete perché la mia mamma la chiamava besciamel. Allora. Penso che riusciremo a dormire anche senza questa Sì, credo anche informazione. io, però lo dico perché poi mi dicono: ma perché la chiami besciamel? Perché sono abituata così. Allora, uno, due, tre. Diamo il primo strato di besciamella. Una volta fatto il primo strato di lasagne, Certo, si ripassa la besciamella perché poi si devono devo cuocere aprire queste, queste. stai fermo. Poi un bel po' di parmigiano, questo a piacimento. Taglio delle fettine sottili sottili di provola e le adagio qua e là. Ma senza esagerare, perché questo ha un sapore molto intenso, quindi coprirebbe poi tutti gli altri sapori. E adesso, piano piano, una bella dadolata di carciofi. Va bene, allo stesso modo metto dei pezzi di fetta, sì, di fetta biscottata, di sottiletta, due e mezza per piano, ok? Va bene così, tienila qui. E adesso ricomincia la bagarre. Vi ricordo che la ricetta della besciamella trovate qui giù, dove c'è scritto mostra altro, c'è un bel video dedicato solo a lei. È facilissima da fare. Terzo strato, ne farò circa 4.
meravigliosa questa lasagna, meravigliosa, vero? E di besciamella ne ho usata 1,5 litri. Vi dico proprio le quantità esatte. Ultimo strato di parmigiano per la crosticina è in forno a 180 gradi per... Allora, se le fate per il giorno stesso, per 35-40 minuti. Se invece, come vi consiglio, le preparate il giorno prima, mettetele in forno per 20 minuti a 180 gradi. Dopodiché le tirate fuori dal forno, le fate raffreddare a temperatura ambiente, le conservate in frigorifero per una notte, quindi completate la cottura per altri 20 minuti l'indomani e verranno, sapete come? Super sode. La fetta vi rimarrà a mattoncino, verranno cremose, morbide, buonissime, ma la fetta terrà, non si sbragherà. È il segreto per una lasagna perfetta, farla il giorno prima e poi completare la cottura il giorno dopo. Bene, 180 gradi, io per 20 minuti, voi decidete il da farsi. Adesso però inforniamo, eccomi qui, adesso inforniamo la nostra... da napoletana posso dirti che la pastiera ha proprio una bella faccia, grazie Imma, quindi consiglio agli amici di Due Cuori e una Cappa di andare a guardare la ricetta della pastiera. No, adesso invece inforniamo, aspetta, le lasagne ai carciofi, una bella diretta unica, vero? Queste qui possiamo metterle in forno a 180 gradi nella parte bassa del forno, forno combinato 180 gradi, ci vediamo tra 20 minuti. Eccoci qui, qui stiamo facendo una diretta con gli amici di Due Cuori e una Cappa, che se volete potete salutare anche nel video delle lasagne. Arrivo, partenza via, brava Anna, questa è TV Verità, è vero. ma si può come incartarsi in 5 minuti. Bene. Così gli utenti di Arte per Te sono anche dentro i video di gli utenti di Due Cuori e una Cappa sono anche dentro i video di Due Cuori e una Cappa. Fantastico, TV interattiva, internet attivo. Spengo, va. Avete visto che buona, veramente, viene voglia, cioè io a pensarci, viene voglia di prepararla, di rifarla, perché è veramente buonissima. Quindi mi raccomando, ora in prossimità delle feste, del 25 giorni, aprile, del primo maggio, scampagnate, insomma, quello che sarà, preparatela, veramente farete un figurone. Sì, sì, garantito, a me è piaciuta molto, pure anche se non l'ho mangiata, il profumino era buonissimo. Bene, oh, quindi, ciao a tutti. Brava, non crea pazzia, è una lasagna veramente buona. Era veramente deliziosa, devo dirlo. Di solito io non mi lodo, però devo dire che questa mia sperimentazione non l'avevo mai fatta. Ho inventato, per quanto mi riguarda, la ricetta, non ho guardato su nessun sito, l'ho fatta io ed è venuta buonissima. Provatela e fateci sapere. Vi mandiamo un grande bacio e vi diamo appuntamento sempre qui sulle nostre tavole. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!